Buon salve amici cari pixelini e benvenuti, bentornati in questo nuovo fantastico video. Ragazzi, abbiamo superato i 4000, è uscito il nuovo video speciale di Harry Potter What's Mystery. Scherzavo, è uscito il nuovo video speciale dei 4000 iscritti, andatelo assolutamente a vedere. Mamma mamma mao, eccoci qua. Cosa dobbiamo fare oggi? Oggi siamo di lezioni. Oggi c'è da imparare la centinodia e la storia delle bacchette. Secondo me, la storia delle bacchette sarà la prima lezione veramente interessante che andremo a fare. E spero che con queste due lezioni riusciremo anche ad arrivare a avere tipo i 150 punti coraggio. Siamo a 110 su 150 e soprattutto, ragazzi, è tornato il nostro caro amato evento che blocca un pochettino le mod. E quindi sul mio sito troverete il modo assoluto per, come dire, andare a prendere l'energia ugualmente, anche se questo evento non permette di usare le mod. Spero che le mod prima o poi si aggiornino e permettano questa cosa. Ma ragazzi, sono 3 ore di energia, per fortuna non 8, perché potrei mettermi a piangere, ma eccoci qua. Bisogna subito dimostrare cose. Oggi impareremo come prenderci cura della sempre mutevole centinodia. Non so per quale motivo, mi sembrava di averla già fatta. Parte della famiglia della senape. Della senape? Questa pianta ha molti usi, in particolare come ingrediente nella pozione polisucco. Ragazzi, la famiglia della senape? Cosa mi sono perso? Cosa non so? La senape è una famiglia di piante? Io so che è una salsa che mi fa abbastanza schifo. Ragazzi, fatemelo sapere perché secondo me qua sono ignorante. Dipende tutto da quando la si coglie, come presto imparerete. E ora discutiamo delle varie caratteristiche della centinodia, che spero si pronuncia così, ma dovrebbe pronunciarsi esattamente così. No, Tonks. No, scusate. No, non avrei dovuto farlo. Tonks, cos'hai combinato? Peccato che preparare la pozione polisucco sia tanto difficile. Secondo me prima o poi dovremmo farlo, sapete? Questo ovviamente non lo potremo leggere per colpa degli sviluppatori, ma secondo me, a parte ovviamente 10 di questo, siamo già a 30 punti dal termine. Guardate come mi muovo, perché dovrete fare come me. E vabbè, sono bravissimo a concentrarmi, ragazzi. Poi quando lo dico poi sotto sbaglio, ma dettaglio. Secondo me, quest'anno dovremmo fare una pozione polisucco perché stiamo imparando questa che serve per la pozione polisucco e viene nominata la pozione polisucco. Quanti altri la pensano come me? Poi c'è anche Malocchio. Non lo so, ragazzi. Ripasseremo le basi e impareremo dalle nozioni interessanti sulla centinodia. Speriamo, qualche domanda interessante e non Rowan che dice cose inutili. Credo che le piante percepiscano la gentilezza e anche quando le tagliamo in due, però. Quanto spesso vengono catalogate queste casse? Che te ne frega? Preferisco le piante con una certa personalità. Ok. Ho imparato tantissime cose sugli ingredienti per le pozioni durante queste lezioni. Eh beh, sì. Questa meraviglia può essere utilizzata in un'infinità di modi. Del genere. Se non altro, non scopriremo cosa dice. Di nuovo. Ragazzi. Ah, abbiamo fatto anche la missione. Perfetto, mi avete ascoltato finora? Vediamo se sapete rispondere a questo. Quale pozione? Vabbè, questa è facile. Pozione polisucco. E secondo me, ve l'ho già detto. Ah, magnifique. Lo so, Rocky, sei bravissimo. Siamo bravi, vero? Bravissimi. Su. Dai, basta essere bravi e andiamo a fare. Ah, questa è la parte che preferisco, dove noi innaffieremo tutto tranne che le piante. Una pianta non è mai facile quando ha sete. Felice quando ha sete. Innaffiate le piante davanti a voi. Il problema è che il mio personaggio non sa innaffiare. Non ce la fa proprio, soprattutto quando è solo quello. Ti prego, non morire. Povera piantina, hai ucciso la piantina, Rowan. Questa tipetta sembra bella in salute. Ah, sì? Qualcuno si accorgerebbe se ne bevessi un sorso. Oh, sete anch'io. Vabbè, ma quella non credo che sia acqua pulita, sapete? Quanto faremo non so cosa? 15 di questi, ma anche se quei 6 cosi. Ma avete visto che l'acqua è continuata a scorrere da penny, ragazzi? Sii generoso, ma senza esagerare. D'accordo, va bene, farò con calma. Con calma. Allora, prendiamo la nostra acquetta. Che non mi. Ho bagnato Penny e non vorrei bagnarla così. Ti sto bagnando tutta Penny, eh?
Ma non è questo il modo, ragazzi, non si fanno certe cose, questa qua è infinita, vabbè, pazienza. Ok, d'accordo, magari siamo dei maghi, lo so, Penny, sono bravo a innaffiare le cose, a bagnare le cose, lo so. Dopotutto. Però, tanto te non mi sembra che sei molto, Cosa serve alla vostra centinodia per prosperare? Se avete prestato attenzione, lo sapete già. No, non ce l'ha mai detto. Questi libri dovrebbero dirmi come prendermene cura. Cos'altro dovrei fare? Boh, se non lo so di te. Questa non è ancora pronta a essere trapiantata, ma non mi è stato detto quando è pronta. Ora devo lavarmi le mani. Sono riuscito a leggere l'ultima cosa per una volta. Fantastico! E spero che non devo rinnaffiarla perché altrimenti. Dovrete concentrarvi per capire di cosa ha bisogno la vostra pianta. Concentratissimo. Devo andare un attimo in bagno. Ero troppo concentrato. Ecco, ragazzi, questa è la parte che preferisco, che innaffia tutto tranne che la pianta. Cioè, Rocky, lo vedi che la pianta è a sinistra? Perché stai innaffiando là? Vabbè, lasciamo stare. Poverino, è cresciuto in una brutta situazione. Ora occupatevi della vostra centinodia. Le piante, come noi, hanno bisogno della giusta quantità di amore per crescere. Dillo a Penny. Continuiamo, anche Penny mi sa che non è molto brava a innaffiare, Probabilmente più affilate di quanto serva. Meglio, così non fanno male le piante, no? Un altro po' di terra non le farà male. Dipende, magari la soffoca. Non fatemelo ripetere, quelle cesoie sono esclusivamente per le piante, perché cos'altro dovresti usarle? La luna piena sembra attivare le proprietà magiche di questa strana piantina, ma a noi non ci interessa e siamo qui, pronti ad andare avanti. D'ora in poi faremo cose che non ho letto, ovviamente 40 puntozzi giusto per essere sicuri. Ed eccoci qua, bisogna fertilizzare. Vediamo un po' di fertilizzare la piantina, quindi facciamo le cose brutte, puzzolenti sopra. Oppla! Guarda, c'è anche un fiorellino, una piantina, che carino. Sì, Penny, sono io. E sì, Penny, non me la stai ancora. Cioè, capito. E vabbè. Ragazzi, 5 stelline che non ci. Non so se ci daranno qualcosa. Sono 5 punti della casa. E raccogliamo qua. E anche andiamo a vedere se all'evento. Due cose addirittura. Sì. L'Abraxan, poi ci metteremo a farlo. Centinodia fatta. E qui abbiamo due cose che non raccoglierò ancora, raccoglierò poi più avanti. Bene, ma non benissimo. Ragazzi, c'è quella parte interessante. Non mi interessa. La storia delle bacchette. Secondo me questa sarà la prima lezione di storia della magia che mi interesserà veramente tanto. Potrei farci un video dedicato, non su questa cosa, non su questa lezione, però insomma, su veramente la storia delle bacchette. Bentornati a tutti. Oggi parleremo. La storia delle bacchette. Il che è decisamente più emozionante che usare le vostre bacchette. Questa materia copre diversi millenni di storia. Avremmo davvero molto da trattare. Inizieremo con una lezione dagli albori della storia della magia. Ok. Mi chiedo chi abbia scoperto come realizzare delle bacchette, e questo vorrei saperne la risposta. Beans, oggi mi ha chiamato Anthony, sta migliorando, più o meno. Per diventare un produttore di bacchette dovrei conoscere a fondo la loro storia. Questo saprebbe Rowan, credo. Mi piace il fatto che siano le bacchette a scegliere i maghi, è ancora più speciale. Sì. Hai mai pensato di diventare un produttore di bacchette, Rocky? No, assolutamente. I tipi di legno. Dai, l'unica domanda interessante, non l'abbiamo letta. Cioè, voi l'avrete letta sicuro, io no. Questa domanda dovrebbe essere facile per chi ha prestato attenzione. Sì, chi me l'ha detto? Nessuno me l'ha detto. Quale mago usò la fattura Tarantallegra nel 79 d.C. per evocare una danza del Vesuvio? Non è sicuramente quello. Ah, ok, Zaccaria Innocenti. Perfetto, ci faccio anche la. Non ho fatto in tempo. Peccato. Va bene, d'accordo, niente screenshot per voi, ma vabbè, pazienza. Eccoci qua. Magnifico. 10 puntozzi e andiamo avanti. E passa la paura. Oh no, la lezione di Rowan. Speriamo che dia qualcosa di interessante. Vediamo se riusciamo a rendere la lezione di Beans un po' più entusiasmante. Ma ho qualche dubbio io, ragazzi, però proviamoci. Oh, devo essermi assopita durante la lezione di Beans?
Può essere. State tutti seguendo? No. Io mi sto perdendo su Tonks. Preferisco scrivere la storia piuttosto che studiarla. Tac. Rowan potrebbe diventare un ottimo professore un giorno. In realtà sono molto interessata alle storie delle bacchette. È così misteriosa. Stai facendo un ottimo lavoro, Rowan. Sì, pure. Bene, non incoraggiamolo, Sofia. Trovo che i miti e non so che altro su bacchette siano interessanti. Forse ho detto questo, non saperei io. E vabbè, dovrete conoscere la risposta a questa domanda. Chi fu il primo arbitro di Quidditch a morire durante una partita? Che diavolo ne so? Però io, Rolanda Hooch. No! Vabbè, avrei sbagliato lo stesso. Ok. Cyprian coso, ma perché dovrei saperlo? Volevo dirla prima perché l'avevo già sentita da qualche parte. Chi è la prima? L'ho già sentita. Se qualcuno la conosce me lo faccia sapere assolutamente qua sotto nei commenti. Ehi Rocky, ti va di fare una partita a spara schiocco? Va bene, d'accordo. Io volevo studiare la storia delle bacchette, ma pazienza. Credo che Beans sia ancora parlando. Aspetta, è un tuo amico, no? E quindi? Giuro che un giorno imparerò come si chiama. Ah, è il tipo di Lumos, è il tipo di Lumos, quello lì. Dov'è l'altra carta di Troll da montagna? Un punto per ogni coppia. Oh no, questa è Memory, lo odio. Sono pronto a battervi. Quando gioco a questo gioco, vinco sempre. Non so che ha detto, perché ovviamente sapete, no? Maledetti. Ah. Salve. Ora devi giocare con le regole bavaresi. Ricordati di agire alla svelta. Le regole bavaresi? Quali sono le regole bavaresi del memory? Non ho capito. Cioè, conoscete le regole bavaresi del memory? Soprattutto, ci sono delle regole? Cioè, prendi una, prendi l'altra. Ho fatto giusto, lo prendo e continuo. Ho sbagliato e smetto. Tipo, basta, fine. E vabbè. Ognuno ha i suoi problemi, dopo tutto, no? Non si può mica pretendere tutto da. Che cavolo. Ma ragazzi, andiamo avanti. Oh, eccolo qua, Pix maledetto. Il maledetto Poltergeist. Beans vi ha fatto dormire con la sua lezione. È ora di svegliarvi un po' e giocare con Pix mentre i gabbiani fuori urlano e ridono di noi. Dovrebbe esserci sempre una pausa Pix per svegliarci un po'. Non ne sono sicuro. Eccolo che comincia. È bello infrangere le regole di tanto in tanto. La storia è una noia mortale, vi sento tutti quanti russare. Non mi piace l'amore per le bricconerie di Pix, soltanto a Tonks piace, penso. Non faremo nulla di male, mentre faremo cose senza sapere cosa faremo, eccetera, ma noi prendiamo i 10 punti e rispondiamo a questa domanda. Che cosa Hogwarts dice che non si dovrebbe mai fare, ma che io vorrei tanto fare? Cosa? Presumo leggere il diario di Fittiga. Cosa? Stuzzicare il drago che dorme. Ah! È il motto di Hogwarts. Chiedo perdono. Chiedo perdono. E vabbè, e questa però era grave. Pensavo che parlasse di una cosa che voleva fare Pix. Ho pensato al diario di. Cioè, è stato veramente male, eh. Vabbè, ricorda, dobbiamo scrivere il nostro tema sulla storia delle bacchette prima della fine della lezione. Faccio sempre fatica a buttare giù le prime righe di un tema. Non scrivo un tema da veramente un sacco di tempo. Non ho mai visto Ismelda più tranquilla. Per forza, sta dormendo, guardatela. Credi che Vince abbia un incantesimo per leggere i compiti o li legge davvero? E credo che li legga, spero. Cioè, che cavolo. Ripeterò il mio tema se avremo tempo a sufficienza. Beh, speriamo di sì. Più informazioni riesco a trovare, migliore sarà il mio voto. Sì, ma tanto il tuo voto non ce lo dice mai. Dobbiamo scrivere anche un tema. Sì, ho aggiunto per Vince ogni fatto sulla storia delle bacchette che ho trovato. E non ci interessa. Sono inform. Non sapremo mai, ragazzi, come al solito. Maledetti sviluppatori. 10 altri puntozzi e andiamo avanti. E passa la paura. Lui si sveglia e ora presumo che dovremo fare la cosa in fretta e furia per prendere il tutto, no?
Devo sbrigarmi se voglio finire il tema in tempo. Infatti lo sapevo. Non c'è più quell'altra cosa dove devi separare le cose che non riesco mai a fare perché non sono molto bravo. Ma almeno usa un po' di inchiostro, non credi che l'inchiostro sia utile a qualcosa? Ragazzi, non usa l'inchiostro. Vabbè, lasciamo stare. Niente inchiostro, ma noi non ci importa. Vabbè, salve, posso avere il mio tema? Sì, tenga, ho finito. Non credo di aver finito, ma pazienza. Salve. Oh, storia delle bacchette. E ragazzi, come al solito, siamo pronti a finire il capitolo e a scoprire il titolo del nostro nuovo capitolo. Capitolo 3. Messaggio ambiguo. Per cercare di decifrare la misteriosa profezia della Kuman, chiedi aiuto ai tuoi amici. Ah, ragazzi, è vero, mi ero dimenticato assolutamente di quella profezia. Ma tutto questo lo scopriremo, spero, giovedì, quando uscirà il nuovo capitolo, giovedì sera. Spero, Nel mentre comunque abbiamo i duelli, che dopo questi 25 duelli ce ne sono altri 50. E poi credo che sia finito tutto. Poi abbiamo da finire il cane fifone, c'è ancora 5, 6, 7, 8 e 9, quindi ancora un bel po' di video. E da finire la cosa. Estrai l'Abraxan? So che l'ultima volta era scappato, ma estrarlo da dove? Si è incastrato? Lo scopriremo molto presto. Direi che per oggi è tutto, mi raccomando di iscrivervi al canale, attivate la campanella, fatemi sapere cosa ne pensate di questi video e soprattutto lasciate un bel mi piace per supportarmi. E se volete questi video in anteprima, per esempio l'altro giorno ne sono usciti addirittura 4 in anteprima, abbonatevi al canale. Trovate le informazioni nel mio canale e sul tasto abbonatevi, ci sono vari tiers. E ognuno di questi livelli dà diritto a diverse cose, per esempio anche le live mensile, oppure ogni mese un video completamente dedicato a voi, insomma, ci sono un sacco di belle cose. Direi che per oggi è tutto, che altro dire? Fatto il misgatto! Mamau!